Tanta carta si è buttata via. I tempi. È molto strana. Sì, la vita è molto strana. Poi sì. Noi la percorriamo quasi, crediamo di fare tutto noi, invece, sì, ma invece tutto se ne va. Che strano, i tempi che passano. Sono chiese differenti, sì. Ma io ho fatto anche in qualche altra parte qualche cosa di affreschi, il Gradno o non so dove, no. 1942? Sì, 42, e quanti anni sono adesso? Il parroco di allora, Anton Cesoria. Ah, Cesoria, sì. Se lo ricorda? Sì, mi ricordo il nome, il nome, ma non so da dove. Incaricò il pittore triestino Augusto Cernigoi di decorare la chiesa. Cernigoi decise di farsi aiutare dall'allora giovane e promettente Zoran Mušić. Insieme i due lasciarono in questa frazione uno dei più imponenti cicli di arte sacra del Novecento. L'affresco l'ha fatto io e Cernigoi o Cernigoi e io? Tutti e due insieme. Si vede? Per me qua si vede molto. Qua si vede molto, perché questo penso che l'ha fatto lei. E cosa si vede? Qua si vede delle figure dei fedeli di ogni età e stato sociale. Ancora vuole che? Bum, 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 bum. Ecco, qua ci sono solo delle... Chi è stato? Si vede che viene in cucina. Ma sì, ma tu il colpo mi viene, certo, mi viene certo, nelle orecchie, no? Certo, certo viene un paesaggio che ho fatto apposta, no, così. Ed era pittura a buon fresco che avevi fatto? Come? Era a fresco? A fresco, sì, sì, a fresco. A fresco, col vero, a fresco. Peccato, non vedo. Sempre le stesse cose, come detto, perché il pittore è così, fa e non gli piace, e cerca di rifare.
belle qua. Kokoschka. Kokoschka ho conosciuto. Sì. Io ho conosciuto ancora. Io mi ricordo benissimo, mi ricordo Giacometti ancora proprio, che facevamo la strada insieme, andando a casa, durante non so mezz'ora, sì, senza dire una parola. È sempre uguale, senza dire una parola. Sai, io ero anche molto più giovane, no? E lui però lui non parlava. No, ma adesso se si pensa a certe cose qua, se si dimentica poi tante cose, si dimentica tante cose. Bisogna non pensare o pensare a tutte altre cose. È molto facile. Niente più facile che fare la pittura.